Ammazza. Oddio. No, aspetta. Ma che scema. È un memory. Cioè, guardate. Topperia. Due di ogni, che così fa il memory. No, bellissimo. Chiara, sei un genio. Ragazzi, la Pasqua si avvicina e così cresce immensamente anche la mia voglia di cioccolato, come si può vedere qui a fianco. Quest'anno, oltre al mio uovo must have della Pasqua, che è il Kinder Ferrero, preferibilmente gran sorpresa, così è più grosso, ho deciso di comprare anche l'uovo di Chiara Ferragni. Ma perché voi vi chiederete fare un video su un uovo di Pasqua? Perché vorrei parlarvi del tipo di collaborazione che si instaura tra le aziende produttrici di dolci, in questo caso, e i brand importanti. In questo particolare caso, la collaborazione è tra il brand di Chiara Ferragni e Dolci Preziosi, come ci ha riportato anche sull'etichetta dell'uovo di Pasqua. Partiamo con il dire che Dolci Preziosi è uno dei brand principali di un'azienda specializzata nella produzione di cioccolato, snack e cereali che si chiama Cereal Italia. Questa azienda produce sia prodotti con il proprio marchio, per esempio appunto con il marchio Dolci Preziosi, oppure produce anche per grossi marchi della grande distribuzione, sia italiani che esteri, tramite le private label. Se non l'avete ancora fatto, naturalmente vi invito ad andare a vedere il video sulle private label che avevo fatto qualche tempo fa, vi lascio il link qui sotto in descrizione. E già che ci siamo, se siete interessati a questo genere di video, vi rinnovo come sempre e come tutti i miei video ad andare ad iscrivervi al mio canale lasciando il vostro like di supporto e attivando la campanellina delle notifiche. Come stavamo dicendo, Cereal Italia produce per marchi della grande distribuzione, per esempio il Bennett, l'Ocean, la Carrefour, ma anche tanti altri marchi che vi ad andare a vedere sul loro sito. In questo caso però non si tratta di una private label per due motivi principali. Chiara Ferragni non è un canale di grande distribuzione e anche perché, seconda cosa, il marchio dell'azienda è riportato sull'etichetta, mentre nelle private label molto molto più facilmente sull'etichetta viene riportato soltanto il marchio del canale di distribuzione, cioè per esempio viene scritto Esselunga, Bennett oppure un nome che la catena di grande distribuzione sceglie per le sue linee di prodotto. In questo caso infatti si tratta di una vera e propria collaborazione. Sicuramente questa è una nuova idea vincente per il marketing di Chiara, perché questo è un altro dei prodotti che contribuiranno, diciamo, ad alimentare la sua fama. Oltretutto è un prodotto alla portata di tutti i suoi fan, quindi sicuramente è prima di tutto una grandissima pubblicità per lei. Una fonte di notorietà, ulteriore fonte, perché è già super famosa Chiara Ferragni, e questo è soltanto un modo per continuare a battere il chiodo, giustamente. Inoltre, come riportato sempre sull'etichetta, con questo uovo si fa anche beneficenza, perché il ricavato è a sostegno di questa i bambini delle fate per l'inclusione sociale. Quindi, meglio di così, cioè, è anche una bellissima iniziativa, no? Questa è una bellissima iniziativa perché questo significa che questo prodotto non è fatto per alimentare il patrimonio di Chiara, ma è fatto con un intento sociale, un intento positivo e buono. Chiaramente c'è sempre, giustamente, un ritorno d'immagine e questa cosa è fondamentale soprattutto per un'imprenditrice del suo settore. A questo punto voi vi starete chiedendo per quale assurdo motivo io abbia anche l'uovo delle LOL. Come avrete già visto, è prodotto sempre da Dolci Preziosi, scritto bello in grande sia sopra sia sull'etichetta. Ho preso questo uovo anche per fare un confronto di prezzo. Io ho comprato entrambe queste uova all'Odi Store. Quello di Chiara Ferragni l'ho pagato 9,90 € per 280 grammi di prodotto, quindi significa, ho fatto un conticino, che al chilo questo cioccolato lo paghiamo 35,35 €. Una piccola postilla, perché in altri canali distributivi e anche su internet ho visto che per lo stesso identico uovo ci sono prezzi un attimino diversi. Io mi vorrei focalizzare su appunto il prezzo d'acquisto che io ho sostenuto. Nello stesso punto vendita ho acquistato anche un altro uovo, come dicevamo, sempre prodotto da Dolci Preziosi, e fare quindi un'analisi di questa differenza di prezzo, che è considerevole, perché adesso vi dirò quanto ho pagato questo uovo,
e cercare di capire perché c'è questa differenza di prezzo. L'uovo delle LOL, infatti, pensate un po', l'ho pagato 5,99 euro, sempre per 280 grammi di prodotto, quindi vuol dire che al chilogrammo viene 21,39 euro, una bella differenza, 35 euro al chilogrammo e 21 euro al chilogrammo. E contate che queste due uova sono esattamente identiche, prodotte dalla stessa azienda nello stesso stabilimento, sempre cioccolato al latte finissimo, sempre adatto ai celiaci, bla bla bla, come c'è scritto su tutta l'etichettina dietro. Sono identici, uguali. E allora perché costano diversamente? Ci tengo comunque a dire che a prezzo pieno questo uovo qua sarebbe costato 6,99 euro, ma comunque ci sarebbe stata lo stesso una differenza abissale tra i prezzi. E perché? Perché mai un uovo che è identico all'altro deve costare di più? Semplicemente perché il brand di Chiara Ferragni è un brand più forte e le persone sono disposte a spendere di più per acquistare questo uovo piuttosto che l'altro. Il consumatore è disposto, per avere lo stesso identico prodotto a livello alimentare, a pagare un prezzo più alto perché è riportato un altro logo. Ovviamente questa cosa non avviene soltanto per le uova di Pasqua, nel mercato avviene per qualsiasi prodotto. Quando ci troviamo come azienda a dover decidere il prezzo d'uscita del nostro articolo, non dobbiamo fare soltanto un'analisi dei costi, cioè dire quanto mi costa produrre questo oggetto, questo prodotto, e quanto margine voglio avere, di conseguenza avrò il prezzo, ma dobbiamo fare anche un ragionamento più astuto, direi. Dobbiamo cioè pensare a quanto effettivamente i consumatori sono disposti a pagare quel prodotto, perché se io glielo farò pagare di meno sarò una scema. Questo tipo di analisi che le aziende devono fare è un'analisi fondamentale, perché le porta a capire dove è posizionato il loro marchio all'interno della mente del consumatore. Anche su questo argomento avevo già fatto un video sulla scelta del prezzo, ve lo lascio sempre qui sotto in descrizione. E inoltre c'è sempre la questione del valore percepito dal cliente. Infatti ormai il brand di Chiara, il brand che lei ha creato con il suo nome, è associato a un brand di lusso e di conseguenza sì che sono disposta a pagare lo stesso uovo di più, perché sto acquistando un uovo di lusso, fa niente se poi identico a quell'altro. Ma questa è una tecnica di marketing che è assolutamente validissima, cioè non c'è niente di ingannevole in questo, è una tecnica perfetta, è proprio corretta, giusta, perché è stata fatta un'analisi del mercato. Inoltre non è che è un prezzo fuori mercato, perché è perfettamente in linea con i prezzi in generale delle uova di Pasqua, anzi alcuni altri marchi hanno dei prezzi anche più alti al chilo di questo uovo. Non pensate sia molto interessante questa cosa di marketing? Cioè io effettivamente penso anche proprio i miei ragionamenti, la mia testa, come funziona? Beh, effettivamente sì, funziona così, perché se io vedo un prodotto che è associato ad un marchio molto conosciuto, come in questo caso conosciuto in tutto il mondo, beh, sono preparata a pagare di più, non mi sconvolge pagare un po' di più, lo considero giusto, lo considero corretto. E questo, attenzione, non è, come dicevo prima, un aspetto negativo, non è fregare il consumatore, assolutamente no, significa fare un buon lavoro di marketing e quindi posizionarsi in una scala alta dei valori del consumatore, ed è bellissimo, è fantastico. Provate invece che essere i consumatori a pensarla come azienda. Tutte le aziende vogliono fare questo lavoro, ma non perché vogliono fregarvi, ma perché devono incrementare, devono vivere, devono crescere. Bellissima questa cosa. Naturalmente, amici, adesso io passo all'assaggio. Grazie per aver guardato questo video, ricordati sempre di iscriverti al mio canale, lasciare il tuo like e lasciare il tuo commento, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Bello, doppione.